Allora, ha visitato diversi comuni del Fermano oggi, ha visto l'entroterra, insomma Montegranaro, il distretto del Cappello. Di che energia ha bisogno questo territorio? Dell'energia delle imprese che ci sono e che hanno una grande potenzialità e che devono essere tutelate da un lato, tutelare il Made in Italy, tutelare questa piccola e media industria italiana che sono poi il vero nostro patrimonio, e dall'altro liberate dal peso della burocrazia e delle tasse, come poi in tutta Italia, insomma. Noi dobbiamo capire che lo sviluppo lo portano le imprese, non lo porta la spesa pubblica. Anzi, dobbiamo togliere tasse dalle imprese e togliere burocrazia per fare in modo che aumenti l'occupazione. Oggi il mercato è molto più difficile di tanto tempo fa, specie in questi settori come il calzaturiero, c'è tanta concorrenza e c'è anche tanta contraffazione. Abbiamo bisogno di valorizzare il Made in Italy e abbiamo bisogno di un paese che sostiene le nostre imprese, non che le ostigge. Ecco, parliamo comunque di un mondo, quello imprenditoriale, ma pensiamo anche ad esempio al litorale costiero che deve rapportarsi con quelle che sono le regole europee, no? In tal senso qual è la direzione anche nei rapporti con l'Europa? Perché molto dipende anche da quello, pensiamo alla Bolkestein, agli stabilimenti balneari, al turismo. Sì, ma guardi, questa è un'altra vergogna italiana. 10 anni fa è stata fatta la Bolkestein. L'Italia aveva modo di fare delle norme, come hanno fatto altri paesi, che tutelassero l'avviamento, gli investimenti che le imprese italiane hanno fatto in questo settore. Invece non è stato fatto nulla, ci si è trascinati e oggi siamo al limite del tempo e non possiamo più procrastinare ulteriormente. E abbiamo vissuto 10 anni di incertezza. Queste imprese sono imprese familiari che hanno investito, che hanno valorizzato il nostro patrimonio, il nostro territorio, il nostro turismo. E noi faremo a Bellaria l'8 di aprile un grande convegno su questo, sul tema del turismo in Italia. E parliamo di questo. E credo che sia un altro di quei settori su cui l'Italia può dire molto, ma deve fare un po' più di sistema e le imprese italiane devono sentire che dietro hanno un paese che le aiuta.